Il Vangelo della terza domenica di Pasqua ci presenta i due discepoli di Emmaus. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. I discepoli si incamminano verso Emmaus, quindi fuggono dalla croce, fuggono dall'ora del fallimento. Fuggono dalle situazioni in cui la croce li ha dispersi e ha portato via le loro speranze. Ebbene, tante volte anche noi fuggiamo dalle situazioni di croce, dalle situazioni che ci sembrano un fallimento. Ma Gesù in questo Vangelo si pone accanto a loro, si fa viandante con loro. Come a dire che tante volte le situazioni di croce, le situazioni in cui noi vogliamo fuggire, che ci sembrano motivo o momento di fallimento, in realtà diventano un trampolino di lancio per incontrare il Signore. Tante volte diventano il luogo e la situazione per fare maggior comunione con coloro che ci amano. Diventano il momento in cui ripensare davvero alla situazione in cui Dio mi è venuto incontro e si è fatto viandante, fratello, amico e compagno di viaggio. Quante volte nelle situazioni in cui noi fuggiamo dalla croce, Dio si fa più che mai presente. Ed è bella questa vicinanza di Gesù. Non si scompone del loro indurimento di cuore, non si scompone per i loro occhi chiusi che non lo sanno riconoscere, ma lui si fa via, strada in cui camminano i discepoli e nello stesso tempo si fa viandante, compagno di viaggio. Questa è la reale situazione storica che noi viviamo dopo la Pasqua, cioè Gesù risorto, vivo, si fa via per la salvezza e compagno di viaggio contemporaneamente alla nostra vita di fede, alla nostra vita quotidiana. Lungo la strada lui spiega le scritture e fa riconoscere come fin dall'inizio, in quell'ora che non poteva saltare perché era l'ora della salvezza, l'ora dell'obbedienza suprema al Padre per amore, lui attraverso le scritture rivela la sua storia e la loro storia, una storia di salvezza. E attraverso quindi la parola di Dio che tutti i giorni noi accogliamo e ascoltiamo, che possiamo capire la nostra storia di salvezza, la storia di Dio che ci viene incontro personalmente. L'altra cosa che mi sembra molto bella allora è questa, che la parola della croce non è una parola fine a se stessa, non è una parola di morte, ma è una parola da custodire, da pregare. La parola della croce ci dice la carne di Dio crocifissa per amore, ma che ora è vivente e cammina con me. E poi in un altro tratto Gesù, appunto, dopo aver camminato con loro, si ferma con loro. Ecco, allo spezzare del pane, quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista, ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme. Una settimana prima circa nell'Eucarestia non l'avevano ancora riconosciuto e quell'Eucarestia doveva passare attraverso il mistero della croce. E quell'Eucarestia non è stata sufficiente
a sostenerli nel momento del dubbio e del dolore. Ed è bellissimo che in realtà il mistero eucaristico, il mistero della croce e il mistero pasquale sono un tutt'uno, che hanno bisogno uno dell'altro per spiegarsi, per rivelarsi. E in questa Eucaristia, in questo spezzare il pane, finalmente gli si aprono gli occhi. Questa Eucaristia diventa per loro la possibilità di tornare a Gerusalemme, proprio da dove erano sfuggiti. Allora è bello pensare che dopo il mistero pasquale anche la nostra Eucaristia diventa comprensibile, diventa quel pane quotidiano che sostiene le nostre croci, quella Gerusalemme che prima siamo fuggiti, dalla quale prima siamo fuggiti. Questo pane quotidiano è talmente capace di farci ardere il nostro cuore che questa volta gli occhi e il cuore non sono appesantiti, lasciano lì il cibo e senza indugio ritornano indietro. Quante volte non abbiamo fede sufficiente per credere che l'Eucaristia, il pane che Gesù spezza per noi e in noi, è sufficiente a sostenere la nostra vita quotidiana, a darci forza e vigore, a darci occhi nuovi per vedere una storia di risorti in mezzo a noi. Sia questo allora la parola di oggi. Non fuggiamo dalla croce. Anche la croce può diventare un trampolino di lancio per riconoscere Gesù risorto, per vivere con maggior comunione la nostra fede, per aiutarci tra di noi fratelli a vivere un cammino pasquale. Tante volte i nostri smarrimenti, le nostre delusioni, il nostro gettare la spugna in realtà sono un'occasione finalmente per incontrare il Signore e per ripartire con cuore rinnovato, perché Lui è lì, lungo la via con noi. E poi l'Eucaristia. Non sprechiamo l'Eucaristia che tutti i giorni, a volte, noi ci accostiamo, o l'Eucaristia domenicale. È il pane che rinfranca, è il pane che ci fa riconoscere il Signore, è il pane che ci permette di riprendere il cammino anche con la croce, verso Gerusalemme, ma con occhi nuovi e un cuore che arde. Dio è con noi. Amen.